Ciao a tutte e buon martedì. Per voi un buon martedì. Ma ricordatevi sempre che ci sono orsi di pezza al mondo che soffrono. Orsi di pezza senza nemmeno un naso, costretti ad apparire in video su YouTube. Firmate la petizione Free Pippone che trovate nell'info box, amici. Ponete fine a questa barbarie. Grazie, comunque, come ogni martedì su questo canale si parla di libri. Del book della settimana scorsa, gentilmente offerto dall'Orso Pippone, che vi lascio qui nella scheda info, vi avevo fatto vedere diversi romanzi in lettura, più romanzi in lettura, tra cui in particolare uno che stavo finendo con una certa foga, e che è L'architettura segreta del mondo. Fantastico, come non si veda mai nulla quando sollevo il libro, veramente, ma è una gioia, cioè con la luce sopra si vede una copertina bianca. Praticamente i libri che vi mostro io sono tutti Giovane Holden. No, questo è L'architettura segreta del mondo, spero che si riesca a vedere la copertina. L'autrice è Susanna Raule e questo libro è il terzo episodio di una, diciamo, saga che è quella del commissario Sensi. In realtà tutti e tre i libri, poi vi mostro anche gli altri due, hanno trame slegate tra loro, quindi potete tranquillamente incominciare a leggere questo, non vi mancheranno grossi pezzi se non quelli biografici del personaggio, del protagonista, comune a tutti e tre i romanzi. Comunque l'essenziale ovviamente viene spiegato, però d'altronde perché mai, direte voi, giustamente dovreste privarvi del piacere di leggere i primi due, quindi ve li faccio vedere comunque. Il primo era questo, L'ombra del commissario Sensi, e il secondo era questo, Satanisti per bene. E sono sempre tutti Giovane Holden, o la copertina si vede? Punto di domanda, chi lo sa? Lo scopriremo solo una volta che il video sarà caricato su YouTube. Guardate che carino, sembra l'occhio di Pippone. Di tutti e tre questi romanzi trovate i link giù nell'info box per andare a curiosare oppure ad acquistarli. Ma torniamo al commissario Sensi. Allora, chi è il commissario Sensi? Premessa, non vi voglio fare spoiler particolari, ma è il caso di fornirvi comunque due dati biografici essenziali di questo protagonista dei tre noir di cui parlerò oggi, anche se oggi parlerò in particolare dell'ultimo, se hai capito, ok, no? Ma tornando al commissario Sensi, chi è il commissario Sensi? Egli, colui, vive alla Spezia, è praticamente un mio connazionale ligure, cioè ne sto parlando come se esistesse realmente, fate voi, vabbè. Ed è un commissario di polizia che ovviamente nei tre romanzi che vi ho mostrato indaga dei singoli casi gialli, ma alcune peculiarità che lo distinguono dagli altri commissari di polizia. Numero 1. Il Sensi si veste goth, si veste sempre di nero, sempre magari con magliette di gruppi darkissimi, va in giro con degli occhiali da saldatore, odia la luce del sole e no, non è un vampiro. Il Sensi odia lavorare, non arriva in centrale mediamente prima delle 3 del pomeriggio e risolve qualsiasi caso con uno scazzo infinito, con uno scazzo adorabile. In tutti e tre questi romanzi che vi ho mostrato c'è una fortissima vena umoristica. Cos'è stato questo rumore inquietante? Oh mio Dio, non so se l'avete sentito, vabbè. Terza caratteristica, il Sensi è posseduto da un demone. Cioè, tecnicamente è il padrone di un demone. In realtà questo demone è un po' un ospite indesiderato, eredità indesiderata di un periodo in cui ha indagato su delle sette sataniche. Non vi voglio spoilerare altro, però sta di fatto che dentro al Sensi vive Astaroth. Tre caratteristiche di Astaroth. Adora il sesso, adora la violenza, odia l'acqua fredda. Io invece odio gli orologi, quest'oggi al polso ho un orologio perché era necessario, cioè non vi starò a raccontare perché, ma mi era necessario avere un orologio al polso. Non credo che mi vedrete tanto spesso con un orologio al polso, quindi godetevi questo momento. Venendo all'architettura segreta del mondo, che in questo momento miracolosamente dalla telecamera non sembra il giovane Holden. Chi è morto alla Spezia quest'anno? Sono morti due turisti inglesi, in un modo apparentemente accidentale ma molto misterioso, nel senso che una è affogata in una pozza d'acqua alta tipo 30 cm e il suo fidanzato è stato simpaticamente trovato morto in un vicolo. Al Sensi si accendono le antennine e inizia a sospettare l'omicidio, il duplice omicidio. E con uno scazzo ancora più pesante del solito incomincia a indagare. Ancora più pesante del solito perché, di nuovo, non voglio spoilerarvi grandi cose, ma ha appena subito una profonda delusione amorosa. Sì, anche il Sensi ha un cuore.
La sua indagine con accanto la fedele Rosanna Ryu ci porta fino a Cambridge nel magico e dorato mondo degli snuff movies, all'interno del quale la trama gialla dell'architettura segreta del mondo si dipana. E dire questa frase senza fare almeno un taglio di montaggio era impossibile. Io ve lo consiglio, ma la verità vera è che ve li consiglio tutti e tre perché fanno tanto 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 ridere, oltre a essere dei bellissimi noir. Io devo dire una cosa, voglio bene a proprio pochi detective barra investigatori barra commissari, in genere nei gialli io sono quella che ti fa sempre per l'assassino. Questa regola ha due grandissime eccezioni, ovvero il commissario Sensi di Susanna Raul, a cui voglio un gran bene, e la coppia di detective Up e Leonard di Joe Lansdale. Quindi mentre mi auguro di continuo che Topolino muoia, a loro auguro di continuo di sopravvivere. Stimatissimi criseti, rivolgo la domanda anche a voi. Quali sono i rari, eccezionali detective che non vorreste uccidere con le vostre stesse mani? I miei tre ora li sapete. Trovo molto azzeccata qui il commento dell'indice che dice un mix molto personale di iperrealismo, fantastico e divertita ironia. È proprio così, mentre il commento del giornale è completamente ceffato. Sentite cosa dice, il giallo fantasy della generazione X-Factor. Ora io credo che Ermanno Sensi prenderebbe volentieri a pugni chiunque abbia scritto questa frase ed è uno dei molti motivi per cui gli voglio bene. Siccome oggi altrimenti non la smetto più di parlare, vi ricapitolo quali sono i tre libri che hanno come protagonista l'adorato, l'adorabile commissario Sensi e sono questo, L'ombra del commissario Sensi, Satanisti per bene, che era il numero 2, e questo che è appena uscito da pochissimo, L'architettura segreta del mondo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi romanzi, se per caso ne avevate già letto qualcuno o tutti o siete dei fan accaniti, e in caso contrario spero come sempre di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo e di bello da leggere. Il Sensi lo trovate in libreria, noi invece ci vediamo domani con un altro video. Ciao a tutti!